Arriva gennaio coi fiocchi di neve, ma il tiepido aprile poi farà venire la primavera, ve lo prometto. Questa è una poesia che ho scritto io adesso, dedicata a gennaio. Gennaio, questo mese in cui è successo veramente l'impensabile. Ragazzi, questo video fa schifo, ve lo anticipo. Poi non è che dopo dire, ah, questo video fa schifo. Perché si chiama giappomese? Perché questo mese ho fatto tutte cose giapponesi. Tipo, ho tolto l'albero di Natale. Voi dite, ma perché in Giappone avete visto mai qualcuno che fa l'albero di Natale? No, infatti io l'ho tolto per essere fedele alle case giapponesi. Alcuni in Giappone lo mettono, però è rarissimo. Oh. Bene. E adesso dove li metto sti cosi? Come l'ho portati qua? Tipo kebab. Scotch, dove sta? Ma aspettavo peggio. E adesso vai, amico mio. Ora. Fagli vedere chi sa pulire veramente. Vai, vai. Poi che si fa in Giappone quando fa freddo a gennaio? Si va al nord, sulla neve, a sciare! Io che cosa ho fatto, indovinate? Sono andato sulla neve, a Uvindoli. Purtroppo non c'era neve. Quindi non era proprio come il Giappone quando nevica. Era come il Giappone quando non nevica. Il titolo è perfetto! Manca la neve. Terribile. Anche sulle viste c'è neve. Là dovrebbe esserci lo snowpark, non c'è niente. Una fila infernale per salire in seggiovia. Andiamoci a Uvindoli. I veri uomini aprono la macchina in qualunque condizione climatica. Freddy! Ciao! Ti ricordi di me? Ciao! Voi starete pensando, Franz, ma tu veramente ci stai canzonando? Che cosa c'è stato di giapponese in questo mese? Ragazzi, ho provato per la prima volta una Nissan GT-R. Una bestia di macchina 4x4. Una roba che ti strappa gli organi. Se l'è comprata il mio amico Luca. E visto che, come sapete, questo mese mi sono dedicato ai motori. Se non avete visto il video precedente, andatevelo a vedere. Ma dubito che questo video abbia più visualizzazioni di quello precedente. Quindi probabilmente da là verrete qua e direte, Madonna, ma chi è sto pezzente? Queste sono le mie prime impressioni. Mamma mia, che bella, già così, oh. Da qui al muretto, poi basta. Ah, così? Da qui al muretto. Sei pronto? Vai a mettere benzina. No, sto volante. Bello. C'è. No, non c'ha senso. No sense. Consumi? Non lo so. A botte di 50 euro. Questo è biturbo? Biturbo V6, 3008 di cilindrata, ma è la cattiveria con cui parte che è micidiale. Quindi a fondo? Tutto giù. E Franz la vuole. Senti il differenziale mo che giri così. Senti. Ma secondo voi io chiamo un video così e non ci metto un'altra cosa giapponese? Vi avevo già fatto subodorare questo grande evento che ha illuminato questo primo mese del 2020. E sapete cosa ho fatto in quei giorni in cui non utilizzavo i social? I melon pan. Ve l'ho fatto vedere 100 volte quando sono andato in Giappone. Il più buono che abbiamo trovato è quello di Asakusa. Ed è questa pagnottella soffice dentro e croccante fuori, dolce, vanigliata. Che si chiama melon pan perché? Perché ha forma di melone. 40 grammi di burro. Se questo è 100, questo è 50. Vai, zucchero quanto? 40 grammi. Aspetta, che fai così? No, c'è scritto, guarda. Ho visto la signorina, no? Ma la signorina è giapponese, ma che ne sa, giapponese? Ma che te crea? Via pugni.
lo zucchero scioglie le cose. Vai, sì, lavora, ma questa frusta fa schifo, mo. Dopodiché? Dopodiché? Di che? No, dopo di me, dopodiché? Dopodiché? Mi prendi un po'. Preso. E sta qua, eccolo. Apri. Poi, dove lo metto? Dove lo metto? Ah, qua dentro? Certo. Quindi butto tutto là. Un uovo? Senza la buccia. Guarda com'è bello morbido. Ma tu lo sapevi romperlo? No. Infatti eri tu quello che lo sapevi romperlo. Tutto giallo rosso? Tutto giallo rosso, amico. Plof. Adesso quello che fai è mi misuri. No, quello che... Per cortesia. Brava. Adesso 100 grammi di farina. 100 grammi. Noi però abbiamo... dobbiamo setacciarlo. Che hai il setacchio? Quello setacchio qua? Lo apri e ci vuole un cucchiaino. Un cucchiaino di lievito per dolci. Raso? Raso? Ma cosa che vuol dire? Raso? Raso? Tu fai un po' come te fare le cose. Oh, ma questa è l'arte, che te frega. Nonna, questo fa proprio schifo sto coso. Non è vero, me l'hai regalato, bellissimo. Setaccia. Guardala come setaccia. Guarda che casino. Ma dentro va la farina? Si stacca? Non si stacca, vedi, è proprio molliccia. Liquida, sì. Quindi un po' di farina? Mi sa di sì. Tipo l'odore più buono al mondo. Se no si stampa di meglio. Adesso, pellicola. Quanto deve riposare? Io temo tipo ore. Allora dello spazio, non fare così. Adesso abbiamo fatto la parte esterna, la parte croccante. La pasta frolla. La pasta frolla. E adesso siamo stati bravi. Adesso abbiamo 150 grammi di farina, 30 grammi di zucchero bianco, un uovo e lievito. Ma è tutto molto facile. E anche il burro. 20 grammi. Anche burro? No, per la pasta brioche non parla di burro. Sì, guarda. È burro. Setacchia. 2. Ammazzi sti giapponesi. Sugar. Para pa 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 pam. 30. Guardala, guarda. Ti vedo. Aspetta, te lo giri con questo. Guarda. No, perché? Guarda. Non guarda che tecnica. Non entra. Lascia verde, sei pronta? Che volevo fare così. Per quello che ho detto. Guarda. Guarda qua la signora come impasta. Abbiamo scoperto che questa palletta va lasciata lievitare per un'ora. Tanto copriamolo. Ci siamo. È lievitato? Leggermente. Vabbè. No, no, ok. Vai, là. Non puoi smettere. Poi. Sei vaporoso, sei. E dai, schiaccia questi, fai dischetti e riempi di quella. Vedi, sì, ma l'hai schiacciata troppo. Poi è colpa mia, ho toccato una volta. Vabbè, quindi una palletta di quella ripiena di quest'altra. Primo. Ed eccoci col quarto. Lo zucchero, li cospargiamo con dello zucchero e dopo facciamo i tipici taglietti dei melon pan. Un melon pan, due melon pan. Ci siamo? Yeah, sembra di stare in Giappone. Vediamo che c'è dentro. Così dal peso mi sembra una rosetta. Sì, ma non è la consistenza giusta. Ma fa schifo, è una spugnetta. La ricetta è bocciata. Non è male, oh, male. Non è un melon pan, è un ciambellone. Un'altra cosa estremamente giapponese che ho fatto in questo mese è scartare i pacchi. E quindi, signore e signori, ecco a voi i pacchi del mese. Oh, 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 oh. Attenzione, perché questa è una cosa che mi ha mandato Pocket Light. È un faretto a LED multicolore. Guardate quanto è piccolo. Non so bene come funzioni. No. Ok, così è blu, questa è l'intensità. Ah, c'ha pure il display, ma che figata. Ah, il calore, attenzione, aspetta. 9000 Kelvin, 7000, 6000 Kelvin. Madonna, è fantastico. E c'ha tutti i colori, non c'ha solo caldo, freddo. Questa è saturazione, U e saturation. No, vabbè, fantastico. Fantastico, spaziale. Cioè, un faretto così bello non l'ho mai visto. E soprattutto così portatile. Grazie mille. Poi USB-C, c'è un sacco di roba dentro. Allora, questa è la custodia. Figata. Ma quanto è fatto bene. Per la slitta della fotocamera. Col diffusore. Pure la griglia nido. No, vabbè, la griglia nido d'ave e il diffusore. Raga, ma questa è veramente la svolta. È bellissimo. Ve lo lascio in descrizione. È veramente spettacularis. Ma poi è fortissimo. Bello, 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 bello. Mazda mi ha mandato una rivista. Facciamo le cose con le macchine, Mazda. Fair Trade. Abbiamo il piacere di nominarti il nostro Fair Trade best friend. Ma che bello. Questo è un regalo che mi sono fatto io. Brain Training. Dai, è figo Brain Training. Olè. Ok. Ma chi l'ha mai comprato? Anno nuovo, è tempo di un nuovo taglio. Questa è Teresa. Comunque Terry, non me li taglio i capelli. Oh.
Dei panni in microfibra per lavare la macchina. Guardate che meraviglia. Ah, spazzolini. Cioè, gli spazzolini per lo spazzolino elettrico. Franz, ma sono di plastica? Lo so, ma gli spazzolini di bambù si spaccano con l'acqua, ragazzi. Un altro pacco per noi. Un bel fonda carrozziere. Dici, che ce fai? Boh, però... però che bello il fonda carrozziere. Che bello quando mi mandano il cibo. Grazie mille, ragazzi. La pasta non può mai mancare, vero. Abbiamo saputo che sei in procinto di traslocare. Ma grazie mille, grazie mille. Che belle che sono queste paste. Un rotolo adesivo per wrappare una parte della macchina. Poi vedrete, lo voglio fare da solo. Che bello! Il portachiavi di carbonio con la mia macchinina. È carbonio vero, durerà pochissimo, però è carbonio vero. Ah, sono le due torcette. Ho due torcette calamitate. Qua sotto c'è la calamita. Ah? Guardate quanti calzini. Zan zan. Questo è Pampling che mi ha mandato una quantità infinita di calzini per me e per la mia ragazza. Trovate tutto in descrizione, comunque codice sconto Mr. Franz. Che belli calzini. E invece questo video è stato proprio divertente. Non trovate anche voi che siete arrivati fino a questo punto? E dato che siete arrivati fino a questo punto, lasciate un like, iscrivetevi a questo canale e andatemi a cercare su Instagram il signor Franz. Tante care cose. Muah!